Andiamo sempre a un altro show molto famoso. Infatti, dopo 32 anni di carriera, David Letterman Show finirà con, come la carriera di David Letterman, che lascerà appunto il suo show. Sai perché? Perché ormai è vecchio, si è stufato e dopo aver superato di un anno Jay Leno, come Jay Leno, sì, dipende un po' come lo vuoi pronunciare. Beh, siamo come, italiani. Siamo italiano, Jay Leno. Come conduzione di show, ha deciso che anche lui si ritirerà alla fine del contratto con la CBS, che scadrà nel 2015. Non si sa ancora quale sarà la sua ultima puntata, però ha già annunciato che quello lì sarà l'ultimo anno. E addirittura David Letterman, che il suo show è veramente strano, viene studiato in tutto il mondo perché non si riesce a scoprire come faccia il perché vada così bene e il perché non si riesca a riemularlo nello stesso modo. Infatti in tanti, in Italia stavamo parlando prima di Luttazzi, che ci ha provato e non ci è riuscito, poi in giro per il mondo ci ha provato tantissime persone, addirittura anche Jay Leno faceva sempre le stesse cose, però comunque andava meglio Letterman. Ma Letterman veniva premiato, Jay Leno di meno, perché alla fine l'uomo fa molto, è lui, è la presenza carismatica, secondo me è lui. Erede dello showman Carson, doveva ereditare anche il suo show, ma poi Jay Leno è stato scelto per condurre lo show di The Tonight Show, esatto, e lui allora è andato nella CBS e ha deciso di fare questo nuovo show, che ha avuto un successo incredibile. E ci sono anche stati alcuni personaggi italiani che ci sono andati, io mi ricordo Pavarotti e Benigni. Altri non me ne vengono in mente, comunque pochi, anche perché è uno show che è molto di parola. Per gli americani. Quindi se non sai parlare bene inglese è difficile. Beh, ma anche Benigni, molti giochi di parole, battute. Benigni se l'era studiata, secondo me. Sì. Però comunque, il suo l'ha detto, a me era piaciuto. A me, ma se l'ha studiata proprio bene per riuscire a dire qualcosa in inglese. Sì, se l'ha proprio studiata. E ha guadagnato nell'ultimo anno 38 milioni di euro, quindi non morirà di fame quando andrà in pensione. Un po' come noi. Sì, anche noi, pagati tantissimo, ragazzi. No, noi 36. 36, è vero. Comunque, il suo show, ci sono delle curiosità del suo show. Infatti viene in studio, ci sono 10 gradi per tenere il pubblico frizzante attivo. Lo faremo anche noi da tra due settimane, ci saranno 10 gradi nello studio, perché così siete pronti, non vi addormentate, siete più sul pezzo, ecco. E ci sarà la componente musicale. Nel Costanzo Show c'era Demo, lì c'è quel pianista canadese. Sì, beh, poi c'è anche un ex componente dei REM, un sacco di persone, battute molto veloci, e quindi questo segreto di questo show che si andrà a spegnere. E poi cosa sarà dell'America? Ma lo chiediamo a voi, perché noi non lo sappiamo. Ci sarà un nuovo David Letterman? Chi lo sa? Secondo me no.